L'Italia è da sempre terra di frontiera e ponte per l'Europa scelto dai tanti richiedenti asilo politico che ogni giorno sbarcano sulle nostre coste. Ma i cittadini castellanetani cosa penseranno riguardo agli ultimi sbarchi avvenuti sulle coste tarantine? Penso che in Italia ormai non c'è più posto neanche per noi, quindi stanno diventando veramente tanti. Il problema è che si sta arrivando al top, nel senso che ne stanno sbarcanti tanti, quindi ci dobbiamo dare pure una mossa. Questa è colpa anche delle navi che stiamo mandando. Mi dispiace, hanno bisogno pure loro, però tutte qua non è proprio possibile. E vorrei che si aiutino queste persone, ma non da noi solo, dalla comunità europea. Penso che siamo forse troppi. Male, male, male. Non ci volevano. Dove li dobbiamo mettere? Anzi, cosa li dobbiamo far fare? Dovrebbero andarle ad aiutare in casa. Da una parte dispiace, però da un'altra parte non possiamo accogliere tanta gente. Perché come siamo andati noi all'estero, così vengono loro qua. È un problema che lo deve risolvere la Comunità Europea. E aggiungiamo la difficoltà della disoccupazione in Italia. Penso che non sia una cosa buona per il nostro paese, perché già siamo in difficoltà. Alla fine diventiamo noi dei clandestini insieme a questi. Io penso che si dovrebbe prendere qualche provvedimento. Quando ero piccolo io andavamo in giro per il mondo a rompere le scatole a tutti perché volevamo lavorare. Questi hanno motivi ben più gravi, ci sono le guerre. Quindi che fai? Lì li vogliono sparare, qui li vogliamo cacciare. Dove vanno? Dove vanno?